Ecomondo 2016, siamo con Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Scania. Presidente, la presenza della vostra azienda qui denota anche una particolare sensibilità ai temi dello sviluppo sostenibile e della green economy. Sì, diciamo che Scania ha deciso di partecipare a questa manifestazione fin da 4 anni fa, dove forse la sostenibilità non era ancora così ben compresa come negli ultimi periodi. Per noi è sempre stato un modo strategico di guardare i problemi. Siamo convinti che il veicolo industriale sia parte del problema, ma noi crediamo di essere parte della soluzione, e qui in questo nostro stand vediamo appunto tutte le varie applicazioni, dove quest'anno noi lanciamo l'ibrido elettrico e gasolio, Euro 6 naturalmente, che può essere abbinato anche al metano o ad altre modalità. Per i primi nel mondo non si tratta di prototipi, ma si tratta di veicoli in vendita già sul mercato fin da subito. Ancora una volta Scania all'avanguardia in questo tema, per noi è un fattore strategico, come ho detto prima. Le energie alternative sono applicabili anche al comparto dei mezzi pesanti? Ecco, questa è una domanda che vorrei molto puntualizzare, perché non solo i carburanti alternativi sono compatibili col veicolo industriale, ma ripeto tante volte che il veicolo industriale è molto all'avanguardia rispetto anche, senza togliere niente a nessuno, alle automobili, sia da un punto di vista di sicurezza, in quanto ci sono delle dotazioni di sicurezza sul veicolo industriale di serie fin dal 2015 su tutti i veicoli, e anche da un punto di vista di ecologia. Quindi questo stereotipo del veicolo che inquina, che è sporco ed è ingombrante, sarebbe bene cominciare a toglierlo via dalla nostra modalità di parlare, perché non è così. E quindi penso che sia importante farne anche un po' di pubblicità su questo tema, perché è molto importante. Il veicolo industriale è all'avanguardia e Scania in questo contesto lo è veramente avanti, perché siamo leader. Quali sono i propositi per il futuro, sempre nell'ottica di una progressiva trasformazione della vostra offerta nel senso della sostenibilità ambientale? Beh, direi che dobbiamo velocizzare tutti, perché come avete visto dalla COP21 di Parigi, in cui il mondo è sempre più sensibile all'ecologia, siamo passati questa settimana alla COP22 a Marrakech, dove le normative diventano sempre più stringenti. Scania in questo, lo dico ancora una volta, è all'avanguardia, ne sta facendo una bandiera, non solo per quanto riguarda la parte, per dire, ecologia e sostenibilità, ma anche per la parte, per esempio, guida autonoma, no? Quindi nel tempo sicuramente avremo delle grandi novità, che non pensiamo che siano 20-30 anni, ma nei prossimi 4-5, massimo 10 anni, vedremo uno stravolgimento totale. Scania ha appena lanciato anche tutta la sua gamma per un investimento di 2 miliardi di euro, e le vedremo presto sulle strade, quindi siamo consapevoli che per sopravvivere dobbiamo assolutamente essere innovativi in questo settore.